Direi che è uno dei sim migliori che abbia mai provato, perché il GPS, proviamo a fare un ritorno a casa automatico, vediamo cosa succede. Bene, eccoci qua a provare in volo il Sima X25 Pro. Come abbiamo visto nell'unboxing è un 12+, è dotato del GPS, ha una telecamerina che si può orientare in tre posizioni tramite un tasto sul radiocomando, si può inclinare la posizione della telecamerina. Ha il GPS integrato. Autonomia di volo intorno ai 10 minuti, radiocomando su 2,4 GHz, GPS interno ma non ha il VPS per il mantenimento della posizione in ambienti interni, streaming live della telecamerina, un'app dotata di funzioni avanzate compreso il volo a waypoint, bisogna precaricare la mappa con una connessione internet e poi programmare il volo. Ma lo vedremo prossimamente, perché ho soltanto una batteria e quindi in questo caso faremo il primo volo, vedremo le funzioni automatiche del GPS. Come dicevo, al GPS interno, come si può vedere, ci sono 16 satelliti agganciati. Ok, proviamo a decollare. Allora, abbiamo 14 satelliti agganciati. Adesso 16 satelliti agganciati. Un po' più avanti, facciamo due prove e vediamo come si comporta. Allora, GPS hold, andiamo tutto a sinistra, mollo lo stick, andiamo tutto a destra e mollo lo stick, andiamo su, giù, ok, tutto giù. Ci sono due modalità di volo, nel senso di inclinazione massima. Premendo lo stick destro dovrebbe aumentare la regolazione, infatti aumenta l'inclinazione massima, quindi va più veloce. Allora, proviamo a fare una foto, vediamo come viene. Andiamo più su. Purtroppo oggi non è una giornata ideale per scattare foto. Incliniamo la cam. Ondeggia un pochino, vediamo. Ok. Così la cam è inclinata di 90 gradi e possiamo scattare la foto. Andiamo più in alto. Siamo a 30 metri di altezza e segnala 15 metri di distanza rispetto al punto di decollo. Facciamo una foto. Ok, eccolo lassù, andiamo un po' più avanti. Torniamo su con la telecamerina. Ok, registriamo il video.
adesso è inclinazione massima. Andiamo più lontano e proviamo a fare un ritorno a casa automatico. Ok, proviamo a variare un po' l'inclinazione leggermente. Allora, il Sima X25 Pro è laggiù, io non sto tenendo niente e quindi in GPS hold. Possiamo provare a fare un ritorno a casa automatico, siamo alti 27 metri, distanza qua segna 74 metri, ma mi sembrano un po' tanti, sembrano errati, considerando che abbiamo decollato da quel punto là. Proviamo a fare un ritorno a casa automatico, vediamo cosa succede. Prendiamo qua il tasto, o questo oppure questo tasto qua. Ok, è scattato il ritorno a casa automatico. Sto facendo tutto da solo, ovviamente. Eccolo là, si è fermato. Adesso inizia la discesa, che era in quel punto là, vediamo se lo becca. Ok, interrompiamo, basta toccare lo stick e il ritorno a casa automatico si interrompe. Batteria, siamo circa a metà batteria, facciamo un altro giro. Direi che è uno dei Sima migliori che abbia mai provato, perché il GPS lo aiuta parecchio, mentre gli altri non avevano il GPS ma soltanto il mantenimento dell'altezza. Considerando che pesa 250 grammi e che è un 12 più, non è assolutamente male, direi. Eccolo qua, stabilissimo, assolutamente stabile. Dovrebbe durare una decina di minuti il volo. Se si lasciano gli stick al centro, ecco, adesso è tornato a casa perché c'è la batteria scarica, quindi atterra da solo, eccolo lì. Ok, questo è stato il primo volo e ci vediamo con i prossimi appuntamenti, dove proveremo le funzioni avanzate, come ad esempio il volo a waypoint. Però abbiamo già visto che vola molto bene. A ritorno a casa automatico, anche il follow me, tutte cose che vedremo la prossima volta, cioè il follow me e il waypoint lo vedremo la prossima volta, mentre oggi abbiamo fatto il primo volo e abbiamo visto il ritorno a casa automatico e come si comporta quando si lasciano le stick al centro, cioè con il GPS e tutto quanto. Costa circa 83 euro da Tom Top e io assolutamente direi che è il migliore drone che la Sima abbia mai prodotto, secondo me. Anche per il fatto che c'ha la camerina inclinabile via tastino. Chiaramente la definizione non è il massimo, però...